Lotta serrata all'abusivismo edilizio. A Manfredonia la commissione straordinaria guidata dal prefetto Vittorio Piscitelli sta per firmare un'ordinanza che prevede i primi 12 abbattimenti che in passato non venivano effettuati. Piscitelli vuole evitare le gare e affidare le demolizioni al genio civile. Gli abusivismi edilizi non sono stati mai trattati perché si facevano le ordinanze, però poi di fatto non venivano portate a esecuzione perché in bilancio non venivano postate le somme. Noi abbiamo fatto un po' tutta la parte, diciamo, preordinata per fare questo, abbiamo scritto alla Regione per essere ammessi al fondo di rotazione, è quasi un anno che aspettiamo, non ci hanno ancora mai risposto. Quest'anno però nel bilancio di quest'anno abbiamo già previsto delle somme proprio per procedere anche a questi atti, diciamo, che sono abbastanza simbolici e forti proprio per le demolizioni degli abusivismi. E ce ne sono, mi pare, ben 12 per i quali abbiamo fatto i computi medici, c'è tutto pronto, poi valuteremo col prefetto di Foggia se invece di fare le gare, che significa altro tempo, altre certificazioni antimafia, eccetera, se si può ricorrere, come credo sia possibile, al genio militare in modo da essere più rapidi ed incisivi.